Solo ieri parlavamo di abbattimento delle barriere architettoniche. Bene, guardate cosa è successo oggi a Torino a Luca Pancalli, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, quando ha provato a prendere un taxi. Non si può. Ma perché c'è il treno? È un casino la rozzina. Ma poi... Non solo il treno è un problema con la sedia a rotelle, lo sono scale, tram, ascensori stretti. E adesso scopriamo anche i taxi, o meglio, certi taxisti ottusi che rifiutano di trasportare disabili e carrozzelle. Succede però, sfortuna del conducente, che il diversamente abile respinto e costretto a cercarsi a Torino un'altra auto bianca non sia uno qualunque, ma il numero uno del Comitato Paralimpico Luca Pancalli, sotto la mole per una riunione della giunta del CONI. Ed ecco che l'ordinarietà si trasforma in straordinarietà e diventa notizia. Contro lo sciagurato tassista, al quale probabilmente sarà ritirata la licenza, visto che il regolamento non ammette discriminazioni, si scaglia il sindaco Fassino, che porge le scuse a Pancalli a nome della città. La solidarietà arriva dal numero uno del CONI Malagò e attraversa il mondo politico e sociale. Per un Luca Pancalli, però, ci sono tanti Jacopino, il ragazzo protagonista di questo video virale, a cui l'ottusità di molti, unita alle barriere architettoniche, impediscono di vivere una vita degna. Vengo anch'io, no tu no, cantava Iannacci, medico e cantautore illuminato, sempre attento ai più deboli. Non aveva pensato che la sua canzone un giorno potesse tornare d'attualità e servire a smuovere le coscienze, magari anche quella di un certo tassista torinese. Magari così poi ne parlano al telegiornale. In Sardegna